L'idea del carboidrato colpevole o di identificare un cibo colpevole, quindi un killer, è molto più semplice piuttosto di cambiare lo stile nutrizionale. Tutto ciò confonde piuttosto che aiutarci e quindi aiutare il consumatore, in questo caso anche i pazienti, a guadagnare una vita più in salute e più lunga. Dovremmo piuttosto soffermarci sul ruolo dei carboidrati a livello ormonale, cioè l'impatto nutrizionale vero, profondo del carboidrato. E quindi in questo caso riuscire a modificare, per esempio, il bilancio ormonale e costruire ad ogni pasto il progetto nuovo ormonale che raccomandiamo. Ovviamente, se noi ci soffermassimo sull'azione ormonale di quello che mangiamo, tutto sarebbe molto più facile. Soffermarci su questo però comporta anche studiare le associazioni. Noi non mangiamo singoli alimenti, ma mangiamo pasti. Il pasto è un mix di alimenti. Ovviamente non è la stessa cosa se mangiamo un carboidrato complesso, come potrei, quindi a lento rilascio, perché è così giusto chiamarlo, mescolato con un altro tipo di carboidrato. Quindi, banalmente, se noi aggiungiamo e associamo la pasta ad un piatto di frutta, che comunque è un tipo di carboidrato sano, non abbiamo lo stesso impatto, in questo caso la stessa risposta glicemica, piuttosto che mescolare, associare e combinare la pasta con dei grassi sani. Quindi non solo dobbiamo riuscire a capire la differenza dei carboidrati, ma banalmente dovremmo riuscire a comprendere quali sono i carboidrati e a dare suggerimenti su come associare nello stesso pasto carboidrati diversi o come non associarli, piuttosto invece combinarli con vegetali, fibre, proteine e grassi per ottenere la risposta glicemica più opportuna. Non ultimo, naturalmente, avvicinarci al mondo dell'industria per sollecitare, per migliorare, quindi grazie al loro contributo, i prodotti e quindi magari anche rivolgerci a cibi che possono essere ingegnerizzati o comunque cibi funzionali, in questo caso per esempio per migliorare la risposta glicemica o piuttosto migliorare il microbiota intestinale, cioè tutto quello che comunque, l'indice di sazietà, tutto quello che comunque ci consentirà di guadagnare salute attraverso scelte di, in questo caso, ciò che mettiamo nel piatto, quindi scelte alimentari più facili che debbono incontrare, ecco perché ci si rivolge all'industria, anche il piacere del palato.